Cioè, noi siamo un po' scartati per il fatto della malattia, allora è amore per riunirsi e sta insieme. A livello di pensiero stai meglio perché non pensi più alle cose negative e passi un'ora e mezza in compagnia con gli amici. Fare sport è sicuramente mettersi dal punto di vista dell'altro, mettersi in gioco come persone e come giocatori, poi no? Su un campo di calcio dove non è tanto il risultato finale che conta, ma quello che nel gruppo e nella squadra si riesce comunque a raggiungere, dando sicuramente una parte di sé, e questo è vero per tutti sostanzialmente. Stare qui significa vivere un percorso di autonomia che cerchiamo di costruire ogni giorno. Queste sono delle prove forti. Dei cambiamenti si vedono, cioè un ragazzo che prima non ti guarda negli occhi, adesso lo fa e ti parla e si mette in gioco, è un risultato visibile, visibilissimo. È una grande allegria fare sport, perché libera la mente, diventi più leggero, ti rilassa. Quello che ci spinge ad andare avanti sono la passione, gli spaccati di vita, la gioia che questi ragazzi ci trasmettono durante tutta la giornata, e sinceramente, voglio dire, ci riconcilia con il calcio tra virgolette normale che durante tutte le nostre altre manifestazioni portiamo avanti. Abbiamo deciso di fare arrivare da più parti d'Italia anche i direttori di gara, di modo che possano garantire e dare anche quel carisma di nazionalità su tutto il territorio e di importanza a questa manifestazione, che anche per il settore arbitrale non vuole essere solo ed esclusivamente una manifestazione, diciamo, spot, ma anche perché crede molto in queste iniziative. Palla a voi, in bocca al lupo a tutti! Quest'anno ho cambiato un attimino la formula per dare la possibilità comunque di giocare a tutti fino alla fine e per dare anche un'impronta diversa, non tanto agonistica, a questa manifestazione che credo sia una delle cose fondamentali per loro, che sono qui realmente per divertirsi. Sempre in aumento il numero dei partecipanti, quest'anno arriviamo forse a superare le 300 unità. Dalla Sicilia al Piemonte, le associazioni si sono comunque affezionate all'UISP, hanno trovato all'interno dell'UISP un modo di pensare contro le discriminazioni a favore dell'integrazione che a loro serve durante tutto l'anno.